Come ci ha ricordato Sakurai nel corso dell'ultimo Direct, Super Smash Bros. Ultimate è ufficialmente diventato il picchiaduro più venduto della storia dei videogiochi. Certo, la sua natura ibrida, che lo vede a metà tra un fighting e un party game, rende difficile accostarlo a pietre miliari del genere, come ad esempio Street Fighter o King of Fighters, ma è proprio questa sua unicità a decretarne il successo senza precedenti. Approcciabile da tutti i tipi di giocatori e godibile su più livelli di complessità, la serie di Smash ha praticamente inventato dal nulla un genere, quello degli arena brawler. In tanti hanno provato a replicarne la formula vincente, ma i risultati si sono rivelati spesso di qualità mediocre. Masahiro Sakurai sembra l'unico game designer ad aver capito il perfetto equilibrio necessario per confezionare un titolo del genere. Allora, da dove si è originato un concept così potente? Beh, a mio avviso abbiamo due fonti di ispirazione principali, una palese, l'altra molto meno. La prima sono le regole del sumo, un cambiamento radicale rispetto al tipico picchiaduro. L'obiettivo non è più quello di esaurire l'energia dell'avversario, ma riuscire a buttarlo fuori dallo schermo, e il danno subito incrementa proporzionalmente il proprio fattore di lanciabilità. La seconda fonte di ispirazione, mai riconosciuta in via ufficiale, è invece un arcade game uscito solo in Giappone nel 1995. Sto parlando di The Outfoxes, sviluppato da Namco. Prima di andare a vedere quali sono i punti di contatto tra questo titolo e la nostra serie crossover preferita, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per supportarmi nella creazione di questi video. The Outfoxes è un picchiaduro 2D 1 contro 1 ambientato in degli stage vasti e interattivi. Esteticamente si discosta molto dalla serie targata Nintendo e con il suo immaginario rubato direttamente dagli action B-movie americani, pieno di eccessi, violenza e nonsense, presenta uno stile non molto dissimile dalle opere di Suda51, papà di Killer7 e No More Heroes. La trama, semplice pretesto per gettare il giocatore nelle arene, vede il misterioso magnate Mr. Acme ingaggiare 7 assassini, ognuno a insaputa dell'altro, affinché si uccidano a vicenda. Il roster, seppur nella sua compattezza, fa da subito capire la follia dietro al design di The Outfoxes. Tolti due personaggi abbastanza anonimi, abbiamo lottatori del calibro di Dweeb, uno scimpanzé in frac, Danny e Demi, due gemelli siamesi ora separati, e il professor Ching, un inventore paralizzato che si sposta a bordo di una sedia di sua invenzione. Ognuno di questi personaggi ha una caratteristica speciale che gli conferisce un piccolo vantaggio rispetto agli avversari. Si va dalla bassa statura di Dweeb, che gli permette di schivare con agilità i proiettili, fino allo scudo di Ching alle armi da fuoco se colpito alla schiena grazie alla sua sedia, o anche alla possibilità da parte dei gemelli di raccogliere contemporaneamente due armi. Il gameplay è un'impostazione molto basilare. C'è un tasto dedicato all'attacco corpo a corpo e uno per il salto. Impartendo una direzione ai colpi si andrà a modificare la mossa eseguita e saltando verso l'alto o il basso ci si potrà aggrappare a delle sporgenze o scendere da delle piattaforme. Il primo punto di contatto con Super Smash Bros. È la presenza di armi e oggetti utilizzabili a proprio vantaggio. Facendo accucciare il proprio alter ego in prossimità di un item, questo verrà equipaggiato automaticamente. Il suo utilizzo andrà a sostituire l'attacco corpo a corpo. C'è un'ottima varietà di armi da fuoco e per il combattimento ravvicinato. Inoltre ogni livello avrà degli oggetti esclusivi che non potremo trovare nelle altre arene. Il gioco incentiva pesantemente l'utilizzo degli oggetti ed è facile rendersi conto che pistole e affini sono l'unico metodo per danneggiare efficacemente l'avversario. Gli attacchi a mani nude avranno il solo scopo di far perdere l'equipaggiamento ai nemici. Una volta esauriti i proiettili a disposizione, indicati graficamente nei pressi della barra dell'energia, l'assassino lancerà l'arma con la possibilità di trasformarla in un oggetto contundente, una meccanica di gameplay che ritroveremo identica in Super Smash Bros. A questo punto però dobbiamo parlare degli stage, perché in essi possiamo ritrovare degli elementi di game design che non possono non far pensare al party game di Sakurai. I livelli infatti sono delle vere e proprie arene di grandi dimensioni che si estendono sia in verticale che in orizzontale. A differenza dell'impostazione classica, del picchiaduro in due dimensioni o del beat'em up a scorrimento, che prediligono basare l'azione su un unico piano, The Outfoxes incentiva l'esplorazione e premia la curiosità del giocatore. L'avversario è il nostro target, l'obiettivo, ma l'approccio diretto è controproducente e il fatto che si venga spesso piazzati a inizio scontro agli antipodi dei livelli è un suggerimento non troppo nascosto da parte degli sviluppatori a vivere lo stage come meglio crediamo. Queste arene infatti non sono dei semplici sfondi che fanno da cornice a dei combattimenti mortali,
ma sono parte integrante dell'azione di gioco, questo grazie a una buona interattività che ci permette di compiere azioni come distruggere pedane, abbattere porte per entrare in stanze chiuse o prendere ascensori per spostarsi rapidamente da un capo all'altro della mappa. Altro elemento fondamentale e forse ancora più caratterizzante è quello dei pericoli ambientali, delle vere e proprie minacce super partes che possono nuocere indistintamente a entrambi i giocatori. Questi secondo me possono essere divisi in tre categorie: le zone pericolose, ovvero elementi statici e circoscritti che non subiscono alcun tipo di variazione, ad esempio le vasche di anguille o le piscine dei piranha. Poi ci sono i pericoli di routine, ovvero delle minacce che variano nel corso del tempo, ma di cui è possibile registrare un pattern per evitarle. E qui gli esempi si sprecano. Abbiamo i pistoni nel laboratorio del dottor Ching, gli elefanti nello stage del circo, le gallerie nello stage del treno e anche l'oscillare degli yacht, che renderanno difficilissimo riuscire a colpire l'avversario. E per finire, gli stage hazard più interessanti in assoluto, che però non saranno presenti in ogni livello, gli eventi contestuali. Per me in questa categoria ricadono quegli avvenimenti che si attivano unicamente raggiunto un certo minutaggio sul timer e modificano pesantemente il livello e le sue regole. Vi faccio qualche esempio pratico. Nell'arena del grattacielo, ad esempio, partiremo dalla zona del tetto, ma una volta iniziato lo scontro si attiverà una bomba che, una volta esplosa, farà crollare rovinosamente il rooftop e l'elicottero parcheggiato là sopra. Ci saranno conseguenze disastrose per la struttura e a quel punto inizieremo a sprofondare sempre di più. Prima nella sala da pranzo, dove potremo tirare zuppa bollente in faccia al nostro avversario, e poi sempre più in fondo fino a raggiungere dei laboratori segreti. Idem per lo stage dell'acquario, dove il rovinoso crollo di una balena romperà i vetri contenitivi della struttura e il livello dell'acqua inizierà ad alzarsi portando con sé parecchi ospiti. Ecco, passatemi il termine, questa narrativa degli stage è uno degli elementi di game design più importanti dietro a Super Smash Bros. Certo, la serie Nintendo ha un gameplay molto più avanzato rispetto al titolo Namco e si differenzia nell'introduzione di un loop che resetta le arene alle condizioni originali, permettendo ai giocatori di prendere parte a delle partite articolate e longeve. Pericolo che gli sviluppatori di giochi arcade non potevano certo permettersi. Ogni match doveva essere difficile, breve ma intenso, per invogliare gli utenti a investire quante più monete possibili. È innegabile però che questa concezione dello stage veda le sue basi gettate per la prima volta proprio su The Outfoxes. Intendiamoci, il gioco è molto rudimentale e presenta diverse criticità. Una tra tutte è la telecamera, che non riesce mai veramente a trovare la giusta distanza di visualizzazione e che con dei continui zoom in e zoom out rischia di far venire mal di mare nel tentativo di seguire l'azione di gioco. La difficoltà poi è strapunitiva e gli assassini controllati dalla CPU non rappresentano una sfida ragionevole, soprattutto negli ultimi livelli. L'ardua curva di apprendimento è dettata anche dai controlli semplici ma poco intuitivi, che a causa anche di animazioni troppo rigide non riescono a restituire il feeling di velocità e agilità necessario per farsi strada in dei livelli dalle strutture così complesse. Ma non fatevi spaventare da questi difetti, perché The Outfoxes merita di essere provato anche oggi. Tralasciando il fatto che il comparto grafico sia invecchiato egregiamente, vi consiglio di osservare con cura i livelli, magari in dei match con un avversario umano. Scoprirete un grado di interattività ambientale impressionante per l'epoca, soprattutto se rapportato alla rigidità dei motori grafici contemporanei, ma anche una cura maniacale per i dettagli che vi strapperà in più di un'occasione un sorriso e, perché no, genuina sorpresa. Sono rimasto stupito ad esempio dal caos che si scatena nel circo, dove i proiettili vengono stoppati dai poveri clown e molte delle armi che si raccolgono a terra si rivelano essere finte, ma anche dalla dinamicità del grattacielo e dalla sua distruzione. Per non parlare poi del livello finale, di cui lascio a voi la scoperta per non rovinarvi la sorpresa. Magari ne parliamo in live. Una variazione sul tema principale decisamente inaspettata. È facile immaginarsi le implicazioni di chi magari dopo giorni e giorni di pratica riusciva finalmente ad arrivare ad un passo dal finale, magari con l'ultimo gettone. E poi... Per me è incredibile vedere quanto di The Outfoxes sia sopravvissuto all'interno della saga di Super Smash Bros, a volte tramite suggestioni e piccoli spunti, altre con delle citazioni quasi testuali.
Sia chiaro, non voglio togliere nulla al lavoro di Sakurai e del suo team, sminuendo l'importanza di un brand come Super Smash Bros. Anzi, questa sorta di linea evolutiva che sopravvive all'interno di Smash è solo l'ennesima testimonianza della grandezza di un game designer come Sakurai. Alla base di tutto c'è una cultura videoludica enciclopedica e in continua espansione. Una mente ricettiva che ruba senza sosta da ogni titolo su cui mette le mani per poi ritrasformarlo in qualcosa di nuovo. Andate a vedervi le statistiche dell'account PS4 di Sakurai per il 2019. Avrete solo l'ennesima conferma che un'opera così monumentale come Super Smash Bros., una vera e propria lettera d'amore al mondo dei videogiochi, poteva nascere esclusivamente dalla mente e dal cuore di un videogiocatore incallito. Io sono il Poro Michele, dall'Arcade, ciao!